estate. A volte mi chiedo cosa sarebbe di noi se avessimo fatto come tutti quelli che si amano. Senza te. Se potessi morderti le labbra e stendermi sotto di te. Ma non sanno che forse non ti sentirei mai così vicino come adesso. I volti e le sfumature della passione sentimentale sono infiniti e possono contemplare storie profondamente tormentate, dove le scelte avvengono fuori da ogni convenzione. E La chiamano estate, film diretto dal regista Paolo Franchi, racconta un amore diverso, ispirato alla letteratura, alla realtà, alla società di oggi, come ha raccontato ai nostri microfoni il suo autore, giunto ieri sera in Valtrebbia per incontrare il pubblico del Bobbio Film Festival. Ci sono tante suggestioni letterarie, sicuramente una parte di letteratura di Moravia, anche la realtà quotidiana, la realtà dell'oggi, l'attualità. Tanti sono i casi, no, di scissione tra eros e sentimento, quindi ci sembrava un tema attuale, un tema che noi abbiamo portato, trasposto in una maniera molto letteraria e quindi fuori da ogni discorso sociale, però tante sono state le suggestioni, sicuramente anche letterarie. Del film si è parlato molto anche per le scene che erano considerate forti, hard, ma in realtà si parla comunque di una storia d'amore. Assolutamente sì, è un film... credo sull'amore, sull'impossibilità dell'amore, sulla depressione, quindi le scene hard non erano poi così arde ed erano assolutamente necessarie, ma affrontate credo con una grande, una parola che a me non piace molto usare, però con una grande eleganza, e quindi non trovo tutto quel chiasso che è successo, che hanno creato al Festival di Roma. È stato più un fenomeno locale, direi, ecco, molto molto circoscritto al Festival di Roma. Perché non vuoi? Che ho detto di male? Lascia, smettila. Questa sera incontra ragazzi di fare critica. Qual è un consiglio che si sente di dare? Intanto, qual era stata la sua reazione a questa accoglienza? Ma molto, molto bella, nel senso che è un film che divide così tanto. Diciamo che sinceramente il film a Roma non è piaciuto agli addetti ai lavori, ha creato immediatamente una sorta di rigetto, di rifiuto. È stata veramente una minoranza che l'ha amato, parlo degli italiani. Successivamente chi non era al Festival di Roma, quei critici che non erano al Festival di Roma, Maurizio Porro, Roberto Nepoti, Aldo Fittante, eccetera, eccetera, hanno visto fuori da quel contesto e l'hanno molto amato. All'estero invece è un film che è piaciuto molto, è stato venduto in molti paesi al mercato di Cannes, è stato al Festival di Mosca, adesso andrà al Festival di Montreal, quindi in realtà è un film piccolo, un film sperimentale, quindi chiaramente si propone già come un film che non è per tutti. La rassegna di Marco Bellocchio continua a incontrare il favore degli spettatori che ogni sera si presentano numerosi al chiostro dell'Abbazia di San Colombano.